Buongiorno a tutti, oggi facciamo una cosa un po' particolare. Vorrei parlare di Olympus 35 SP. Olympus 35 SP è stata prima macchina, cioè SP. Sapete che cosa significa? Significa spot, ha un esposimetro di misurazione spot. Adesso facciamo vedere perché. È piuttosto interessante questa macchina perché Olympus è una ditta creata nel 1919. Allora, questa è stata creata nel 1969 fino al 1975 circa, cioè epoca in cui stava già nascendo l'idea della Olympus OM1. Va bene. Non perdiamo il filone. Questa è una macchina fotografica compatta, perché è piuttosto compatta alla fine, no? Cioè, però non è compatta come PENEF, FT, è un po' di più. Tuttavia, è cosa molto interessante, è che monta un obiettivo spettacolare, 42 mm f1.7 Zuiko. Guardate questo obiettivo. Quanto è grande questo diametro? Tra l'altro è molto particolare perché ha lo schema ottico di 7 lenti, 5 gruppi. Cioè io credevo fosse 5 lenti, al massimo 6 lenti. No, 7 lenti, 5 gruppi. Cioè devo approfondire che tipo di schema, però io ho già idea cosa fosse. Però adesso non ho ancora i dati tecnici e corretti, perché guardando anche sfocato che crea questo obiettivo, sembra un obiettivo veramente fatto bene, tipo Sonnar, del 50 tipo 1.5 della Sonnar, o tanti altri obiettivi interessanti, importanti. Mirino, ingrandimento 0.7. E allora, misurazione spot, cioè questo qui è medio ponderato, normale posizione, mentre spingendo, pigiando questo bottone diventa misurazione di 6 gradi spot, cioè questa è prima macchina compatta che monta due sistemi di misurazione, cioè non esiste, credo non sia mai stata realizzata questo tipo di diversi misurazione, considerando questa è stata prodotta dal 1969, cioè è veramente. Comunque Olympus nei corsi degli anni ha fatto delle cose molto interessanti, come una F280 montato sulla OM4, sincronizzazione totale. Una cosa impressionante, sincronizzazione totale. Noi cioè, non potevamo pensare andasse oltre 250esimo di secondo di sincronizzazione. Sto parlando degli anni 80. Vabbè, ok. Minima distanza di messa a fuoco 80 centimetri, 6 etti. Allora, è molto semplice. Tra l'altro, questa macchina è ha un automatismo priorità di tempi. Automatismo priorità di tempi è molto interessante perché c'è anche diciamo, sicurezza. Non va sotto quindicesimo di secondo. Quindi il massimo è, paragonando 100 ISO, un quindicesimo di secondo a 1.7, al massimo un 250esimo 16. Ok, fino a questo range, cioè scatta in automatismo, altrimenti si blocca pulsante dello scatto. Ok, mentre in manuale da 25 a 800 ISO, cioè funziona tutti i tempi fino a 5 centesimi di secondo dalla 1.7. Poi in manuale all'interno del mirino noi vediamo che cosa? EV, indicazione EV che va riportato su questa finestra che c'è, semplicemente in manuale riportiamo questo numerino
delle EV, basta, fatto. È una macchina veramente strepitosa, come anche ingrandimento del mirino, 70%, sì, un po' rimpicciolisce, tuttavia come una Leica, Leica 072, e quindi come una Leica. Avanzamento 120 gradi, in effetti adesso non funzionava, adesso scatta, ok. Otturatore centrale, monta una PX 625, semplice, è molto semplice. Allora, stavo dicendo Olympus, sapete perché si chiama Olympus? E questa è una cosa molto interessante, perché nella mitologia greca c'è questo monte Olimpo. Allora, il diciamo presidente aveva desiderato che sia i prodotti Olympus sia a livello mondiale e che il primo diciamo presidente della Olympus, in realtà non si chiamava Olympus, Takachiho Kogyo Kogak, beh, va bene, Takachiho in realtà è una località del sud della Kyushu in Giappone, una località veramente molto interessante, e nella mitologia giapponese è un luogo molto importante, va bene. E perdiamo il filone ancora, perché io sono chiacchierone, perché starei qua a raccontare 2 ore, 3 ore dell'Olympus. 1919, il presidente appassionato, intelligentissimo, perché aveva finito all'università di Tokyo, ok? Cosa desiderava? Desiderava creare il mio microscopio il livello della come Carl Zeiss o Leitz. Vorrei costruire anch'io microscopio come ditta. Bene, nasce così, e questo diciamo Olympus di quell'epoca. Nella 1921, cioè 2 anni dopo, loro hanno già realizzato il primo microscopio. Cioè, i giapponesi non stanno lì ad aspettare che magari mi aiuti questo, mi aiuti quell'altro. No, faccio io, costruisco io. E però Olympus cosa è che produceva? Il termometro. Termometro Olympus era molto importante e famoso, diventato molto famoso per la sua precisione. E quindi miei nonni, bisnonni o miei anche genitori hanno utilizzato termometro Olympus. Poi, va bene, subito dopo hanno cominciato a realizzare anche, cioè il campo medicale era molto avanti, perché subito dopo l'hanno anche realizzato quella telecamera per fare come gastroscopia, no? Avevano già realizzato. 1949, finalmente questo Takachiho diventa, perché allora il marchio Olympus loro hanno brevettato subito dopo, 1920 o 21 circa, però era i prodotti della Takachiho. Mentre questo Olympus, cioè come è accaduto anche la Leica, Leica era macchina fotografica prodotto dalla Leitz. Quindi macchina fotografica prodotto dalla Leitz si chiamava Leica. In effetti prodotti della Takachiho si chiamava Argonio Olympus. Ok, benissimo. Che è diventato famoso questo nome, allora l'hanno messo anche Nippon Kogak, Nikon, cioè ci sono tante cose, e hanno messo 1949, finalmente l'hanno chiamato questa ditta Olympus. Ok, volevo parlare di questa macchina, questa favolosissima macchina, e questa non credo che metterò in vendita, perché ho una sola, perché questa è una macchina che
mi piace tantissimo. Ah, tra l'altro, questo qui nel 1969 costava quasi 25.000 yen. 25.000 yen equivalente a 200 euro di oggi. Cioè, tradotto o pari pari, significato qual è? Cioè, considerando anche l'inflazione, eccetera, almeno 1.500-2.000 euro. Cioè, questa macchina nel 1969 equivalente a oggi di 1.500-2.000 euro, cioè in effetti costava tanto, costava veramente tanto, veniva un po' considerata una compatta di lusso a livello semiprofessionale, perché in effetti si capisce perché hanno montato l'esposimetro spot, perché hanno montato questo obiettivo 42 mm 1.7 con questa qualità ottica, 7 lenti, un obiettivo standard, cioè proprio prospettiva di occhio umano. Quindi questa macchina veniva utilizzata tranquillamente anche dai fotografi professionisti. Questo è interessante. Bene, oggi ho parlato un pochettino, cioè un pochettino, un 0,01% della storia di Olympus. Vorrei parlare anche storia di Canon, comunque prossimamente. Grazie.